la nostra tesi di fondo è che noi viviamo una crisi strutturale, sistemica, del nostro paradigma di civilizzazione, che è qualcosa che va più in là rispetto alla critica che sentite molte volte da sinistra, è in crisi il capitalismo. Questo è il capitalismo in crisi dal 73, c'è un libro di Manuel Wallerstein molto bello che si chiama Sistema Mondo, che spiega perfettamente in termini econometrici perché il capitalismo è in crisi dal 73. Quello che è entrato in crisi adesso è il nostro paradigma di civilizzazione. Perché? Perché per la prima volta nella storia, questo è quello che non ci hanno raccontato i politici, per la prima volta nella storia noi viviamo 6 crisi sistemiche intrecciate, che sono la crisi economica, la crisi finanziaria, quella ecologica, quella energetica, quella migratoria. Capite bene che quando, è quella alimentare ovviamente, quando intrecciamo queste 6 crisi, il prodotto di queste 6 crisi è esattamente il mondo che a noi non piace, in cui viviamo. È un mondo che produce 1 miliardo di morti di fame, è un mondo che produce 1,5 miliardi di morti di sete, è un mondo che produce, perché ognuna di queste crisi meriterebbe proprio un seminario a parte. Io vi do dei numeri svelti per darvi un attimino l'idea. Crisi migratoria, pensate che World Public Forum di Kofi Annan, quindi non un'organizzazione bolscevica, ecologista radicale, ha parlato già da 2 anni di questa emergenza drammatica, cioè i migranti ambientali sono uno dei temi centrali di questa crisi, perché nel 2050 dovrebbero arrivare tra i 250 milioni e 1 miliardo di esseri umani costretti a lasciare i loro territori. Tenete in mente queste cose, perché dopo, quando andiamo a parlare di quel vivere, ne abbiamo bisogno di recuperarlo. Cioè, migranti ambientali significa, traduco, gente che non lascia le proprie case, le proprie terre per venire qui per cercare la Mecca o l'Eldorado, come si faceva negli anni 80, 70, dove erano fenomeni migratori di altro tipo. Questi attuali fenomeni migratori, per esempio i 300.000 che ogni anno lasciano il Sudan, sono dettati dal fatto che i cambiamenti climatici, quindi la crisi ecologica, e le scelte di politica economica sbagliate, quindi le privatizzazioni, producono una spinta secondo la quale i sudanesi, non potendo più fare i pastori e i contadini perché le terre sono aride per l'erosione genetica e i cambiamenti climatici, o per le privatizzazioni o per l'agrobusiness che punta alle monoculture, sono costretti a lasciare i loro territori e quindi a venire nelle grandi città. Pensate che uno dei più grandi danni del nostro tempo legato alla modernità è quello dell'urbanizzazione selvaggia, che è uno dei temi che ho provato ad affrontare nel mio libro e che in Italia non è trattato da nessuno dei luoghi della ricerca, mentre per esempio in un paese come il Messico, nell'università pubblica che è la più grande del mondo, alla UNAM, c'è addirittura un corso di 6 mesi sull'urbanizzazione selvaggia. Che vuol dire? Vuol dire che ogni settimana, sto sempre sulle migrazioni, 1 milione di persone, 1 milione ogni settimana, lascia le terre, le foreste o le coste e si trasferisce nelle grandi città. Poi cercheremo di capire, segnatevelo magari, se questo schema è fisiologico, ha un certo modello oppure no, se è casuale. Però voi immaginate 1 milione di persone che lascia le foreste, le coste e le campagne e si trasferisce nella grande città. Qual è l'impatto? Pensate, vi do un esempio concreto. Lagos, che è la capitale della Nigeria, era una città che negli anni 50 aveva circa 100.000 abitanti, oggi ha 18 milioni di persone. Non è un evento casuale, ma è la conseguenza di 40 anni di sfruttamento del delta del Niger da parte della Shell e dell'Eni, una multinazionale come italiano e olandese, che avendo distrutto l'ecosistema più importante del paese più popoloso dell'Africa, perché un africano su 4 è nigeriano, produce di fatto la distruzione di economie locali con le quali 25 milioni di africani vivevano. Quindi economie locali significa vivere di quello che la natura ti offre all'interno del tuo schema evolutivo, antropologico, sociale, non avere impatti ambientali e sociali negativi. Quel tipo di economie locali vengono distrutte, il delta del Niger è inquinato, le multinazionali fanno gas flaring, sfregiano qualsiasi diritto garantito, cioè gas flaring è la pratica di bruciare in torcia il gas, cosa che è proibita in Occidente, ma in Africa si continua ancora a fare. Pensate che la Nigeria è diventato il primo inquinatore al mondo per CO2 da gas flaring, non certo perché ha sviluppato le casse dello Stato, ma perché queste multinazionali continuano a agire così. È chiaro che poi noi abbiamo le prostitute nigeriane sulle nostre strade, vedete il collegamento tra ogni azione, corrisponde sempre una conseguenza, non è mai casuale. Quindi le prostitute nigeriane che vedete sulle nostre strade vengono dal delta del Niger, non perché l'hanno scelto,
perché lì con l'economia locale e con il loro ecosistema non ci possono più vivere. A Lagos ci sono 18 milioni di persone, il contratto sociale, quindi ecco perché lasciamo stare le questioni ambientali, il contratto sociale si rompe, e cioè i lavoratori non riescono più a tenere le loro condizioni nel paradigma capitale lavoro e sono costretti a emigrare ed andare in altre grandi città. Questo è un piccolissimo esempio, ne potremmo fare tantissimi, perché il problema dell'urbanizzazione selvaggia è un problema che investe tutto il pianeta. Pensate che il secolo scorso avevamo 20 megalopoli, questo ne abbiamo 500, e che per la prima volta da pochi anni a questa parte la maggior parte della popolazione planetaria vive nelle città e non vive più nelle campagne. Quindi questo è un elemento, ed è un elemento di una politica economica, di una politica industriale, di una politica urbana, diciamo di un'idea di urbanizzazione completamente sbagliata. E siamo alla terza crisi.